In Italia sono almeno 3 milioni di casi di disturbi del comportamento alimentare e negli ultimi 2 anni sono aumentati di oltre il 30%. L'età in cui si inizia è scesa a 9 anni. Per la giornata nazionale del fiocchetto Lilla si è tenuta alla Camera, nella sala delle conferenze di Palazzo Teodoro, il convegno I disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, tra nuove misure legislative e percorsi di riabilitazione, alla presenza delle istituzioni, delle associazioni e di più specialisti del mondo medico. Sono state le parole del Presidente della Camera Roberto Fico ad evidenziare in apertura l'importanza di un tema poco dibattuto, che è una vera e propria epidemia sociale su cui bisogna portare consapevolezza. Ha inoltre sottolineato l'importanza dell'intervento legislativo in materia, di cui l'onorevole Azzurra Cancelleri è prima firmataria, toccanti le parole di Stefano Tavilla, presidente onorario dell'associazione Minutro di Vita, che 11 anni fa perse sua figlia Giulia, lui che ha avuto la forza di trasformare il dolore in impegno sociale per fare uscire chi soffre dal tunnel dell'invisibilità. Tra i temi trattati anche quello del mondo social, sempre più problematico, quanto quello delle pubblicità e dei marchi di moda che impongono stereotipi spesso insani. Oggi per la giornata nazionale del fiocchetto Lilla, quella che riguarda i disturbi alimentari, abbiamo pensato di mettere insieme associazioni, professionisti e legislatori per parlare di quello che è stato fatto durante la legge di bilancio, ma anche per quello che ancora il Parlamento deve fare. Una delle cose da fare è proprio questa proposta di legge che impone il divieto di impiego di modelle e modelli nelle sfilate di moda in stato di malnutrizione. Quindi si prende come riferimento l'indice di massa corporea stabilito dall'Organizzazione Mondiale di Sanità, che indica proprio lo stato di malnutrizione, e si pone il divieto di impiego di questi lavoratori che sono in uno stato di salute malsano. Questo è ovviamente un piccolo tassello perché la legge è da estendere anche al mondo dei social, dove alcuni influencer creano dei modelli negativi, dei modelli tra l'altro anche falsati rispetto alla realtà, che però diventano dei punti di riferimento per dei ragazzi e delle ragazze che puntano magari a fare quello stesso lavoro, a diventare influencer o entrare nel mondo della moda. A questa proposta di legge si uniscono altre attività parlamentari, altre richieste provenienti dal mondo delle associazioni e dei professionisti che noi parlamentari siamo pronti ad accogliere. Primo passo importante riguarda i fondi previsti dalla legge di bilancio 2022. Si tratta di 15 milioni di euro per l'anno in corso e di 10 milioni di euro per il 2023 destinati ai LEA, ovvero ai livelli essenziali di assistenza per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.